Parlando delle telenovele Una vita e il segreto, capita spesso di pensare che i momenti tragici superino di gran lunga quelli intrisi d'amore e di romanticismo. Oggi, attraverso questo post, vogliamo dare risalto ai sentimenti parlando dei futuri matrimoni ai quali potranno assistere i telespettatori nel corso dei prossimi mesi. Per quanto riguarda le vicende ambientate a Puente Viejo, Ippolito Miranda riuscirà a convolare a giuste nozze con Gracia Armosa nel corso della puntata 1257. Ippolito scoprirà infatti della tragica morte della prima moglie Quintina Pelayo e, una volta accantonato lo shock iniziale per via della vedovanza che ha raggiunto, organizzerà una bellissima cerimonia nella piazza del paese. L'episodio 1280 avrà invece al centro della scena delle doppie nozze, Lucas Moliner e Severo Santa Cruz sposeranno rispettivamente Sole e Candela. La funzione, per via delle intromissioni della solita Francisca Montenegro, si svolgerà nei grandissimi giardini della Quinta e le due coppie festeggeranno con amici e parenti la felicità raggiunta. Fiori d'arancio anche per Carmelo Lille e la sua mencia Ruiz, ma purtroppo, in questo caso, la felicità durerà un soffio, visto che la sposa verrà assassinata proprio mentre starà partendo in viaggio di nozze. Da segnalare inoltre, tra i futuri matrimoni della soap, anche quello di Hernando Dos Casas e Camila Valdesace, i membri di questa coppia, a dire il vero, si inseriranno nella narrazione quando saranno già marito e moglie, ma il legame in questione riserverà delle sorprese fin dall'esordio. Nel quartiere di Acacias, andrà invece in scena il matrimonio tra Ramon Palacios e Trini Crespo, il quale potrà essere celebrato soltanto a seguito della morte accidentale di Lourdes. L'unione avrà però un epilogo amaro dato che, al termine dello sposalizio, una bomba esploderà sull'uscio della chiesa uccidendo il povero Maximiliano Hidalgo, il loro testimone. Sfondo decisamente triste per un altro sì, quello tra la domestica Casilda Escolano e Martin Enraie, gli innamorati si sposeranno in carcere alla presenza di Pablo, Lianor e Felipe nel momento in cui lo sposo rischierà di essere condannato a morte. Lieto fine e partenza per Parigi, invece. Per Leandro e Giuliana, la coppia, nonostante l'opposizione di Susana, pronuncerà il sì e in questa maniera si congederà dai fan. Infine, per non farci mancare nulla, ci sarà anche la celebrazione di un vincolo completamente privo di amore. Mauro San Emeterio infatti, convinto che la situazione clinica della fidanzata Humildad Varela sia decisamente compromessa, si prenderà le sue responsabilità ed andrà incontro persino al rischio di perdere per sempre la sua Teresa Sierra.